We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringi Luca Tech. Come avrete potuto notare, siamo in un vlog e sono in questo preciso istante qui ad aspettare lui. Non sono su un bel prato verde. Come avrete potuto notare, ho preso lo zaino, mi sono vestito, ho fatto tutto perché oggi andiamo all'università. Ma per quale motivo? Non è che voglio portarvi un video universitario perché so che sarebbe molto scocciante, ma semplicemente voglio fare un video test di utilizzo del MacBook Pro. Quindi oggi andrò ad utilizzare il mio MacBook all'università, a casa quando ritornerò oggi pomeriggio, e praticamente tutta la giornata per montare video, fare foto e tutto il resto che faccio praticamente ogni giorno col mio Mac, in modo da mostrarvi come lo utilizzo tutti i giorni e come si comporta durante l'utilizzo di tutti i giorni. Quindi ragazzi, io direi di non perderci in chiacchiere e noi ci vediamo non appena arrivo all'università. Prima tappa fatta, adesso non ci resta che prendere un secondo pullman per poi fare una bella passeggiata fino all'università. E sì, è un viaggio da casa mia per arrivare qui all'università, ma che dobbiamo fare ragazzi? Questa è la vita e l'università sono sempre al centro di Napoli, mentre io abito un pochettino più all'esterno. Ha altri vantaggi che magari un giorno vi racconterò. Ragazzi, direi che adesso però ci vediamo quando arriviamo all'università per utilizzare un pochettino il MacBook, perché l'ho staccato dall'alimentazione stamattina verso le 9 e non l'ho ancora utilizzato. Era al 100%, quindi direi che ci vediamo dopo per utilizzarlo. Ok ragazzi, io ho appena finito il corso all'università e 3 ore di diritto pubblico, quindi davvero una scocciatura infinita, ma ho utilizzato il mio MacBook per scrivere gli appunti, importare foto di slide e quindi integrarle all'interno di un progetto di Page, una cosa del genere, forse sì, o Keynote, non ricordo quale programma dei due ho utilizzato, ma vi avrò messo qualche clip e voi sicuramente intelligentemente l'avrete capito da soli. Ragazzi, adesso si torna a casa, stasera si esce, si va da un amico a mangiare qualcosa, porterò con me il mio MacBook e quindi continuerò ad utilizzarlo fino a stasera. Adesso è all'incirca all'80%, quindi assolutamente nessun problema, si è comportato benissimo, ma adesso, come vi dicevo, torno a casa a mangiare, editiamo un pochettino questo video e quindi voi mi aiuterete a continuare ad editarlo e soprattutto studiamo, quindi la mia fase universitaria non finisce qui. Io direi che però adesso si torna a casa e quindi un'altra bella passeggiata, 2 pullman da prendere per tornare a casa e noi ci vediamo dopo. Ed eccoci qui ragazzi, sono in sede Castel dell'Ovo, come potete vedere è lì alle mie spalle, non ci entriamo oggi perché non ho tempo, devo andare a casa a studiare e lavorare per questo video, ma se vi può interessare lasciatemi un commento qui sotto facendomi sapere se volete un video del genere e io ve lo porto senza problemi. Io sono adesso qui sul mare, vi chiedo scusa un pochettino per il vento, ma c'è davvero tantissimo vento, ma adesso si prende un altro pullman per tornare a casa, per andare a studiare, a lavorare, ma soprattutto a mangiare, che è una fame da lupi. Quindi ragazzi, noi ci vediamo subito dopo. Ed eccoci qui ragazzi, allora, ultimo pullman preso, adesso direzione casa che è proprio lì indietro e finalmente si va a mangiare. Sono all'incirca le 3, ho fatto particolarmente tardi oggi perché il pullman ha fatto un pochettino di ritardo, ma adesso si va a mangiare e poi, come vi dicevo, torniamo a parlare del Mac. Oh, finalmente sono arrivato a casa, ho mangiato ragazzi e avevo una fame da lupi, ma dopo aver mangiato mi sono preparato un bellissimo caffettino e adesso mi metto qui al mio MacBook
per lavorare un pochettino allo studio, finire il progetto di stamattina e tutta la lezione di stamattina e poi mettermi ad editare questo video. Io vi dico che il mio MacBook in questo momento è al 78%, quindi una percentuale di carica davvero ottima. Riuscirò tranquillamente ad arrivare fino a stasera, almeno spero, perché con l'editing video il Mac consuma qualcosina in più, ma mi sembra più che logico. Per quanto riguarda che modello è, se ve lo foste chiesti, è un modello del 2016, la versione base con touch bar, quindi 256 GB di SSD, un i5 mi pare da 2,9 GHz, 8 GB di RAM, e quindi ragazzi davvero una bestiolina, riesco a farci davvero di tutto, funziona alla perfezione. Ma adesso direi di passare a un bellissimo timelapse per il continuo di tutto ciò. Ok ragazzi, ho fatto la maggior parte del mio compito, ovvero completare totalmente questa fase di studio, che ragazzi è davvero tantissima roba. Oggi abbiamo studiato davvero tantissimo e adesso però introduciamo un'altra piccolissima cosa, perché metto la tuta per andare a correre e mi vado a fare una bella corsetta, che è una bellissima giornata. È vero, c'è un po' di venticello, ma mi sembrava adatto farlo, quindi a tra poco. Ok ragazzi, corsetta finita. Ok ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo video, ma forse mettiamoci in una posizione un pochettino più comoda. Posizione altamente più comoda trovata, e come potete vedere ho rimontato qui il mio MacBook, collegato sempre al mio monitor qui sopra, perché voglio fare un altro po' di editing video. In questo momento sono le 22:15, quindi ragazzi è tardissimo, ma il mio MacBook ancora resiste, non l'ho ricaricato minimamente da stamattina alle 9? Sì, più o meno le 9, e quindi al 12%, a mezzanotte e un quarto, è assolutamente un record. Ragazzi, come potete vedere, come avrete potuto vedere durante questo video, questo portatile mi aiuta tantissimo durante le fasi di utilizzo praticamente ogni giorno. Questa tastiera è davvero straordinaria, grazie alle scorciatoie della touch bar riesco a fare davvero tantissime cose e in maniera super rapida. Gli appunti li prendo in maniera davvero velocissima e ho lasciato perdere totalmente per quanto riguarda carta e penna. Ragazzi, questo portatile però io non lo consiglio a tutti, ovvero lo consiglio solo ed esclusivamente a chi deve farne un uso professionale. Sì, perché ho fatto qualcosa al monitor, vabbè, lasciamo perdere. Lo consiglio solo per chi deve fare un uso professionale, perché come avrete potuto notare riesce tranquillamente a supportare Final Cut, riesce tranquillamente a supportare Photoshop e tutti questi altri programmi assolutamente che sono pesanti, e ragazzi è davvero un portatile strepitoso. Per chi invece deve farne un utilizzo non professionale ma vuole semplicemente navigare in internet, aprire Page, prendere appunti e fare altre cose del genere, io consiglio il MacBook 12, che è un prodotto validissimo con la stessa tastiera di questa, quindi davvero super rapido, un bellissimo trackpad proprio come questo. Ma lasciate perdere il MacBook Air, per favore, semplicemente perché lo vedo un prodotto abbastanza obsoleto, e non perché lo sia, ma semplicemente perché ha quelle cornici enormi ricoperte in acciaio che non mi piacciono. Magari qualcuno di voi può piacere, e se sì, lasciatemi un commento qui sotto facendomi capire perché vi piace quel tipo di portatile. Ma ragazzi, devo dire che questo è davvero perfetto. Con le 4 porte USB Type-C riesco a collegare tutto quello di cui ho bisogno, e ragazzi, come avrete potuto notare, sono riuscito a fare davvero di tutto con questo portatile. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che questo vi sia piaciuto e spero di aver creato un video abbastanza fluido, perché oggi ho fatto davvero tantissime cose, e vi dico che se non l'avete ancora fatto dovete assolutamente iscrivervi al canale qui sotto, attivare la campanella, se il video vi è piaciuto lasciare un bel like e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo format, ma soprattutto di questo portatile. Io vi saluto e vi dico che noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.